Siete interessati all'acquisto di un'auto diesel? E se vi dicessi che c'è invece una vettura che si comporta come un'auto a gasolio, ma in realtà un motore a benzina? Beh, questa vettura è la nuova Mazda 3, che monta un motore davvero rivoluzionario. Tra l'altro è stato anche aggiornato in questa nuova versione del 2021, infatti adesso si chiama E-Skyactiv X. Quindi unisce le prestazioni di un motore a benzina con ben 186 cavalli, ma anche l'efficienza e i bassi consumi di un motore a gasolio. E allora scopriamo insieme se è cambiato qualcosa in questo nuovo aggiornamento del 2021. E allora partiamo all'anteriore, dove troviamo la grande mascherina in nero lucido che distingue questa versione hatchback dalla sedan, che invece è quella con il bagagliaio lungo e invece ha la mascherina cromata. I fari sono sempre a LED con questo disegno molto sottile, e tra l'altro su questa versione sono anche LED Matrix, che è, diciamo, la tecnologia più avanzata subito sotto i fari laser. Una tecnologia tra l'altro che consente di tenere gli abbaglianti sempre accesi, e praticamente i LED vanno a creare sempre un fascio che man mano si adatta a seconda delle condizioni, se troviamo una vettura che ci sta davanti oppure sta venendo incontro nell'altra corsia senza abbagliarla. Proseguiamo poi lateralmente, troviamo cerchi in lega da 18 pollici in questo caso, oppure sugli allestimenti inferiori partono da 16 pollici. Gommatura Bridgestone. Sono delle Touranza nella misura 215-45R18. I freni sono tutti e quattro a disco, con gli anteriori ventilati da 295 mm. Ma quello che distingue soprattutto questa Mazda sono le linee estremamente lisce e pulite. C'è un fantastico gioco di luci e ombre tra le superfici concave e quelle convesse, che proprio caratterizza il codo design di Mazda. E devo dire che, come direbbe qualcuno, è bella da Dio questa Mazda, veramente si distingue dalla concorrenza, dalle vetture per esempio tedesche, che invece giocano tanto sulle forme spigolose. Altra cosa che caratterizza questa Mazda 3 è il grande montante C, eccolo qua, unica nella categoria avere un montante C così generoso. Novità però del 2021, la vediamo qua, è il tettino apribile, che finalmente è disponibile su Mazda 3 di serie, però soltanto su questo allestimento. Torniamo ancora sui dischi, in questo caso al posteriore, che sono invece pieni da 265 mm, e poi passiamo infine al posteriore. Rivediamo questo disegno molto sottile dei fari sempre a LED, con questi elementi circolari che riprendono quelli visti all'anteriore. Le misure di questa Mazda sono piuttosto generose, soprattutto la lunghezza. 4 metri e 46 la rendono una delle più grandi del segmento C, circa una ventina di centimetri più lunga delle sue concorrenti, e questo dovrebbe far pensare che l'abitabilità a bordo di questa Mazda è anche generosa, ma tra bagagliaio e sedili posteriori vedremo che non è proprio così. La larghezza è 1,79 m, l'altezza 1,44 m, il passo è 2,73 m. E a proposito di bagagliaio, diamogli un'occhiata. L'apertura è manuale, non abbiamo l'apertura elettrica, e come vedete entrano alcuni zaini, un paio di borsoni morbidi oppure due valigie di quelle, diciamo, standard da misura di aeroplano, e sempre un paio di zaini. Quindi per un weekend in tre si sta comodamente, già in quattro magari una valigia non entra. E questo perché il bagagliaio è di soli 351 litri, qualcosa di meno rispetto appunto alle concorrenti, circa una ventina di litri per esempio rispetto alle tedesche. Abbattendo i sedili invece si arriva a 1019 litri. La soglia di carico poi tra l'altro è anche piuttosto profonda, vedete sono più della mia lunghezza della mano, quindi oltre una ventina di centimetri. E invece sotto non troviamo il ruotino di scorta, in questo caso, che comunque è un accessorio, ma troviamo il sistema Bose dell'impianto stereo, quindi troviamo il subwoofer. Tuttavia abbiamo qua un tastino sopra, vicino alla maniglia del bagagliaio, che ci consente di chiudere direttamente il bagagliaio senza ricorrere
alla chiave. I più attenti di voi invece avranno notato che questa vettura invece monta un kit estetico per quanto riguarda l'aerodinamica. Al posteriore infatti troviamo uno splitter più generoso che va a inglobare anche veri tubi di scarico, una rarità ormai su queste vetture. Salendo invece sul lunotto troviamo un ulteriore spoiler molto pronunciato. Lateralmente vediamo le minigonne con questa pinnetta che va a indirizzare l'aria verso le ruote, e invece all'anteriore c'è uno splitter che allunga il profilo qua in basso della vettura. Faccio vedere al volo anche gli interni, sono davvero ben fatti, molto raffinati li trovo ed estremamente eleganti. Soprattutto la qualità percepita è davvero elevata, tutti praticamente le parti sono morbide, molto morbide al tatto o rivestite in pelle, perfino qua nel tunnel centrale, davvero tutto molto gradevole. Il volante anch'esso mi piace molto, bellissimi i tasti con questo bel click di conferma, forse un pochino troppo affollato, ma vabbè, insomma in linea anche con gli standard di altre vetture. Un pochino scomodo qua da raggiungere questo pannellino con alcuni comandi come quello dello start e stop, dell'SP, del sensore di parcheggio, la telecamera e quest'altro sensore, vedete qui si accende e si spegne a 360 gradi, che ci va a tagliare il pedale dell'acceleratore, quindi taglia potenza quando ci avviciniamo troppo sotto una vettura. Preferisco levarlo anche perché magari in situazioni di sorpasso preferisco avere tutta la potenza a disposizione e non ritrovarmi poi sotto la vettura con appunto il taglio di potenza. La strumentazione, come vedete, sembra analogica, ma in realtà vedete ha questo schermo centrale e anche questa parte laterale, schermo TFT, dove viene indicata sia il consumo di carburante e la fase di ricarica della batteria qua in blu, sia di qua abbiamo l'autonomia e la temperatura esterna. Da quest'altro lato temperatura dell'acqua e livello carburante, qui abbiamo un bel contagiri analogico. Al centro invece possiamo andare a visualizzare sia la velocità, sia le informazioni sul consumo medio e sia la parte degli ADAS, dove possiamo poi andare a regolare col cruise control adattivo che si comanda da qui, mentre da quest'altro lato abbiamo i classici comandi per la voce e l'audio e la chiamata, e l'unica cosa che le manca a questa Mazda è un vero e proprio assistente vocale avanzato, come hanno per esempio altre vetture come le tedesche o chi sfrutta per esempio Alexa. Guardate, bellissima la telecamera a 360 gradi, ottima la risoluzione di questa, e poi qua vediamo il monitor da 8,8 pollici che non è touch ed è posizionato anche piuttosto lontano, questo per non andare a distrarci durante la guida e non abbassare troppo lo sguardo e cambiare la distanza visiva. Scendiamo più in basso, ottimi anche qua i comandi della climatizzazione bizona, per fortuna sono separati dalla parte multimediale, non apprezzo quelle vetture che hanno comandi touch per quanto riguarda l'aria condizionata, possibilità di andare a riscaldare i sedili su tre livelli, e poi qua abbiamo un pozzetto dove andare a riporre per esempio il cellulare, due porta bibite a scomparsa, una presa USB e un'altra qui nel bracciolo scorrevole, presa 12 volt, qua vedete anche c'è sempre un feltrino che evita rumori, tra l'altro con la possibilità di creare due vani separati, bracciolo anch'esso rivestito in pelle, scorrevole, estremamente morbido. Leva del cambio manuale a 6 marce, ma ricordo c'è anche la possibilità di avere un automatico con convertitore
di coppia anch'esso a 6 marce. Poi abbiamo il sistema di controllo del sistema multimediale, appunto Mazda, navigatore efficace, radio DAB, ecco qua DAB, possibilità di avere anche l'ingresso AUX e ovviamente il Bluetooth con compatibilità Android Auto, che ormai sapete è cambiato di recente ed Apple CarPlay, ma soltanto con la presa USB. Dicevamo, tutti i materiali sono morbidi, anche qua nella parte alta dello sportello. Guardate la pelle, anche qui magari si vede meglio da quell'altro lato. Faccio vedere qua, bellissima la griglia, eccola qui, metallica in alluminio dell'altoparlante, maniglie anche queste in alluminio, anche qui materiali morbidi sulla parte laterale dello sportello, e poi abbiamo tutti i comandi degli alza cristalli elettrici. Anche qua dove si va a appoggiare il braccio, materiali morbidi, l'unica plastica rigida è nella parte più bassa, anche qua della parte del cruscotto. Però devo dire veramente ben fatta. Tra l'altro anche lo specchietto retrovisore è di tipo senza cornice. Parte alta abbiamo il comando per le luci, che sono tutte quante a LED, porta occhiali, e poi come vedete abbiamo la parte del tettino apribile. Bellissimi poi questi sedili in pelle, che tra l'altro, se non so se si vede qua nella parte forata, c'è anche questo effetto di rosso mattone, che viene ripreso un po' anche dalle cuciture. Ben profilati, molto morbidi e, come dicevo, davvero ben fatti e piacevoli sia al tatto e sia alla vista. Qua ci sono delle bocchette della reazione, siamo sotto il volante, come vedete, comunque tendono a tenere rinfrescata anche tutta questa zona. Da questo lato vi faccio vedere le regolazioni elettriche per quanto riguarda il sedile del guidatore, e poi abbiamo anche ovviamente il volante, che si regola sia in altezza e sia in profondità. Peccato invece che per quanto riguarda il sedile passeggero, le regolazioni invece sono soltanto manuali. Passiamo adesso alla visione della seduta posteriore. Io sono alto 1,80 m, abbiamo circa 5 dita per la testa. Anche in questo caso materiali morbidi su gran parte dello sportello, una cosa rara soprattutto sulle cartelle degli sportelli posteriori. Troviamo come prima plastica rigida soltanto nella parte bassa. Anche il retro del sedile anteriore è tutto rivestito in pelle in questo caso, però grande mancanza bocchette dell'aria, prese USB qua al posteriore. Peccato, perché la versione australiana di Mazda 3 ce l'ha le bocchette della reazione, quindi non vedo perché non dovrebbero avercelo anche le versioni europee. Guardate poi invece altra cosa un po' fastidiosa: oltre una decina di centimetri è alto il tunnel centrale. Questo perché c'è anche la versione all-wheel drive abbinabile a questo motore Skyactiv-X, quindi 4x4, e proprio lì c'è lo spazio per far passare la trasmissione. Peccato, perché qua dietro comunque si sta molto comodi, ho piuttosto spazio per le gambe. Certo, vista come dicevo, le dimensioni della vettura, mi sarei aspettato qualcosa di più, ma diciamo che il grosso viene occupato dal frontale della vettura con quel cofano molto lungo. Qua al centro vedete comunque ci sto, lo schienale è ovviamente più rigido come tutte quante le vetture di questa tipologia, ma qui ho ancora un altro portabibite con il bracciolo centrale, tuttavia non c'è il passante per gli sci. I sedili poi lo vedete bene qua, si abbattono con il frazionamento 40-60. Diamo uno sguardo anche all'1.8, il cielo dell'abitacolo è nero e piuttosto morbido. E poi, come vi dicevo, qua dietro troviamo delle luci a LED. Questa è la tendina invece scorrevole del tetto apribile. Voglio farvi notare anche qua le guarnizioni, che sono molto morbide, ma poi abbiamo anche quest'altra che va a limitare i frusci aerodinamici nelle fughe degli sportelli. Tra l'altro, frusci che non ho per niente percepito
in autostrada. E un'altra cosa invece che non mi fa impazzire, che molte case stanno adottando, è il piano black, questo nero lucido, che è sì bellino da vedere qua negli interni, ma non so se si vede in controluce, forse mettendo un po' così, purtroppo si rovina praticamente al primo utilizzo, sia con le ditate, ma soprattutto si graffia solamente a guardarlo. Questo vale ovviamente per tutte le case automobilistiche che usano questa plastica con l'effetto nero lucido. Un peccato. Dopo questa carrellata di immagini tra esterni e interni, andiamo a vedere come si comporta su strada. Adesso vi racconto un po' le impressioni di guida di questo Sky Active X. Intanto la cosa che mi ha impressionato è la grandissima elasticità del motore. Guardate, siamo a 30 all'ora, mi chiede già la quarta, 1000 giri e viaggia tranquillamente. Adesso potrei anche azzardare la quinta. Me l'ha chiesta lui, 40 all'ora, quinta, 1000 giri e non ha alcun sussulto. Nel frattempo vediamo qua nel monitor centrale da 8,8 pollici come cambiano le varie fasi di combustione del motore a seconda del carico che vado a richiedere, quindi col pedale dell'acceleratore. In rilascio vediamo che si spegne proprio lo stato di combustione. Se vado a parzializzare leggermente, proprio a pelare il pedale del gas, vediamo che diventa sul rosso, e poi quando richiedo un pochino di più si illumina la spia SPCC, ovvero Spark, quindi la candela, Controlled Compression Ignition, quindi il sistema di compressione controllata, perché come dicevo questo motore a benzina sfrutta anche un po' il principio di funzionamento dei motori diesel, quindi per accensione spontanea, ovvero per compressione, la miscela di aria e benzina in questo caso si va ad accendere. In particolare quando siamo appunto in rilascio, vedete che appunto, come dicevo, si è spento lo stato della combustione, quindi in quel caso lavora puramente per compressione. Poi nella fase rossa praticamente si viene a creare una pallina di fuoco vicino proprio alla candela, e quando arriva sul pistone anche lì riesce ad accendere la miscela per compressione. Invece poi nello stato verde, quello proprio SPCC, lavora la candela ancora di più. Poi passati più o meno i 4500 giri il motore torna a funzionare come un benzina tradizionale. Vediamo, 4000 4000 5000. Questo in particolare in seconda lo vediamo meglio, quasi a ridosso dei 5000 giri torna a funzionare normalmente e quindi non lavora più per eccesso d'aria, ma dovrebbe lavorare più o meno in regime stechiometrico. Questo perché si fa lavorare questo motore con miscela molto magra? Perché la combustione viene ottimizzata, anche perché il motore è benzina. Il fronte di fiamma ci mette un po' appunto per espandersi, e quindi parte di questa energia viene sprecata, perché in quel momento il pistone dal punto morto superiore, quindi quando è andato su ad effettuare la compressione, sta già un pochino riscendendo, e quindi perdiamo parte della spinta generata dal fronte di fiamma. Invece quando lavora per compressione è molto più rapida la fiamma ad espandersi, quindi abbiamo anche maggiore potenza per far scendere giù il pistone, e quindi aumenta anche l'efficienza e il rendimento della combustione, e quindi in quel caso appunto riusciamo a ottenere sia basse emissioni sia un migliore appunto rendimento, quindi migliori consumi. Dicevo, questo motore ha 186 cavalli, quindi 6 in più rispetto alla prima edizione del 2019, sempre a 6000 giri, quindi molto in alto. Il limitatore è circa 6600 giri, se non addirittura qualcosa di più mi sa su questa versione. Proviamo un attimo, non
ancora provare a mettere la prima, ma come sentite l'erogazione è sempre molto lineare, nonostante questo motore comunque ha anche la presenza di un compressore aggiuntivo, ma questo non serve a regalare potenza come su altre vetture, bensì serve appunto ad arricchire d'aria la miscela, come dicevo, a farla girare veramente molto magra. Riproviamo con la prima. Sì, 6500 il limitatore entra. Diciamo, tendenzialmente viene definito motore aspirato, ma vi ricordo appunto che c'è questa presenza del compressore, che tra l'altro è anche raffreddato da uno scambiatore aria-acqua e da un innesto elettromeccanico, sempre per andare a ridurre attriti, consumi e migliorare l'efficienza in generale. Torniamo al motore, dicevo, aggiornato per quanto riguarda il software M-Hybrid. Vi ricordo che questa vettura è soprattutto ibrida, quindi ha tantissimi vantaggi e si comporta meglio per esempio di un ibrido di un'altra casa giapponese, anche perché qua appunto abbiamo un motore tradizionale. Non avrebbe neanche senso farlo lavorare con il ciclo Atkinson che usano le altre case automobilistiche sulle vetture ibride, anche perché questo appunto è già stato perfezionato. E tra l'altro all'inizio aveva un rapporto di compressione 16,31, quindi praticamente come un motore a gasolio, un rapporto elevatissimo se pensate che motori 2000 benzina stanno intorno ai 10, massimo 13 a 1 di rapporto di compressione, qua addirittura 16,3 era un record. Su questa nuova versione è stato portato a 15 a 1, ma nonostante questo i consumi sono migliorati e le prestazioni, come dicevo, anche sono salite 186 cavalli. E devo dire che prima vi ho fatto vedere la grandissima elasticità, ma passati i 4000, che è anche il regime di rotazione dove esprime la migliore coppia, 240 Nm adesso contro i 224 del modello precedente, che erano erogati a 5000 giri con benzina a 95 ottani, quindi va a migliorare la coppia, vanno a migliorare i cavalli, e proprio passati i 4000 giri la vettura si sveglia e si sente proprio la spinta, è quella che ti aspetteresti da un motore 2000 con 186 cavalli. Diciamo, il motore prima era un pochino più sornione, più votato all'efficienza, a ridurre i consumi. Con questo aggiornamento dello e-Skyactiv-X, secondo me Mazda ha fatto centro. Abbiamo veramente due motori in uno, se non addirittura tre, vista anche la presenza dell'ibrido. Come vi dicevo, vista la demonizzazione che si sta facendo sul motore a gasolio, non sappiamo poi quando vorranno farlo fuori i poteri forti, la politica, l'Europa, eccetera, ben venga allora questa soluzione del motore benzina, che in parte lavora un po' come un motore a gasolio. Devo dire che dà il meglio di sé sicuramente sulle statali, mentre in città fanno meglio ancora i piccoli tre cilindri, soprattutto i 1000 tre cilindri turbo, e in autostrada il gasolio ancora è difficile da battere. Infatti, come per quanto riguarda i consumi, in città siamo intorno ai 12-13 km al litro, sulle statali riusciamo a fare anche 20-24 km al litro pelando proprio l'acceleratore, 27-28, dovete essere proprio molto parsimoniosi andando a 70-80 km orari. In autostrada invece 110-130 stiamo intorno ai 13-14 km al litro, che comunque per essere appunto un 2000 benzina che pesa anche 1320 kg non è affatto male, fa sicuramente meglio della versione più piccola, 122 cavalli, lo Skyactiv-G, che vi ricordo avevamo confrontato appunto in questo nostro super test con i tre motori di questa Mazda 3. Dopodiché sentite quant'è silenziosa, siamo a 2000 giri, il motore appena si sente,
veramente ben insonorizzata. Altra cosa che mi piace molto è l'assetto, nonostante comunque adotta una soluzione piuttosto semplice e collaudata, ovvero abbiamo un MacPherson all'anteriore e un ponte torcente al posteriore, a differenza delle rivali che quasi tutte hanno invece il sistema multilink a tre leve. Un sistema, quest'ultimo, più sofisticato, che sicuramente migliora il comfort e la dinamica, ma devo dire che in Mazda sono riusciti, tramite alcune soluzioni, tipo spostando gli ammortizzatori dietro il ponte, mentre altre vetture ce l'hanno all'interno e davanti alla ruota, lavorando anche su un pochino le geometrie del ponte torcente, beh, la vettura dinamicamente si comporta molto bene, molto divertente da guidare. Questo telaio addirittura potrebbe chiedere maggiore potenza, un motore sicuramente più reattivo di questo, anche il turbo che c'è in America, il 2.5 turbo, sarebbe veramente divertente da provare, e potrebbe andare a fastidio per esempio a una Focus ST con il suo 2.3 da 280 cavalli, una vettura che anche quella è molto molto divertente da guidare. Questa Mazda, come tutte le Mazda, ha la sua visione umanocentrica, e quindi guidarla mi sembrerà subito di conoscerla da sempre, proprio a questa unione uomo-macchina che tanto decanta Mazda, ma che poi effettivamente, se la guidate, lo riscontrate subito, tutto è portata di mano, si sta seduti anche più in basso rispetto alle rivali, e questo consente anche di sentire maggiormente la vettura. Tra l'altro l'avevo provata in montagna nel 2019, appena uscita, e è molto reattiva. Guardate adesso in questo tratto misto come gira, come reattiva. Il cambio poi, uno spettacolo, non gli posso dire niente di negativo. Corsa piuttosto corta della leva, le marce sono ben spaziate, le prime due piuttosto lunghe, in generale comunque sono tutte quante lunghe, con la sesta veramente lunghissima per abbassare ancora di più i consumi in autostrada. Siamo a circa 3000 giri a 130 km orari. Questo penalizza un pochino le prestazioni, in particolare lo scatto 0-100 che supera gli 8 secondi, ma questa non è una vettura da velità sportive, anzi va bene per un utente consapevole, non diciamo il ragazzo che magari cerca una vettura più divertente, vista l'hatchback, appunto magari potrebbe puntare a una Focus ST, appunto come dicevo, ma diciamo per il quarantenne in su, per chi ha famiglia, è sicuramente la vettura ideale, proprio per il comfort, soprattutto per chi vuole fare dei viaggi, ripeto. Posizione di guida perfetta, tutto è ben allineato, i comandi sono proprio dove li vorresti, a cominciare dalla leva del cambio, guardate qui, ben posizionata. Visibilità anteriore piuttosto buona, l'unica cosa che non mi piace è il montante qua, molto inclinato, che mi rovina un pochino la visibilità nelle curve a sinistra, soprattutto nelle rotatorie. Ottimo il LED up display, proprio molto nitido, mi riporta sia i limiti, quindi i cartelli, perché questa vettura ha anche la telecamera per il riconoscimento dei segnali stradali di serie, la velocità a cui sto andando, e anche il cruise control, che tra l'altro è anche disponibile con sistema adattivo, quindi guida autonoma di secondo livello. Praticamente tutti gli ADAS sono già disponibili dall'allestimento base, che tuttavia non è selezionabile con lo SkyActiv, il SkyActiv X, quindi si parta già dall'Executive. E una vettura praticamente completa anche per quanto riguarda tutta la dotazione di bordo, sia di sicurezza, come dicevo, le manca solamente il sistema, quello cosiddetto traffic jam, per quanto appunto stiamo usando il cruise control nelle situazioni di traffico, ma l'allestimento exclusive lo comprende già. Dicevo, ottimo anche lo sterzo, molto diretto, preciso, ben calibrato, non affatica assolutamente alla guida, e devo dire che tutta la vettura è veramente
gustosa, piacevole da guidare. Quindi riconfermo le ottime impressioni che avevo già avuto nel 2019, quando era stata appunto presentata la nuova Mazda 3 con questo motore Skyactiv X, e secondo me è ancora più divertente e piacevole da guidare questa sua nuova evoluzione. Tra l'altro, vi ricordo appunto, sistema ibrido, quindi beneficia anche di tutte le agevolazioni a seconda poi della vostra regione, come in alcuni casi esenzione dal bollo fino a 5 anni, non si pagano i parcheggi, poi sempre dipende da comune a comune, quelli a pagamento, insomma tutti i vantaggi dell'ibrido, ma in questo caso è un sistema mild hybrid, perché appunto essendo già molto efficiente ed ottimizzato il motore, non era necessario appesantire la vettura con una batteria più grande o un motore elettrico dedicato, ma in questo caso ha un motogeneratore, il cosiddetto motorino di avviamento reversibile, che grazie alla frenata rigenerativa che è presente su questa vettura anche in fase di rilascio, come in questo caso si vede bene adesso dal monitor, va a ricaricare una piccola batteria agli ioni di litio che è posta sotto i sedili posteriori. Il buco che si sentiva a 3000 giri più o meno sulla precedente versione mi sembra anche sparito, quindi sono riusciti a linearizzare ancora di più l'erogazione di questo motore. Dicevo, coppia molto lineare, potenza molto lineare, grandissima silenziosità, ma quando cercate la spinta vi basterà scalare una, forse anche due marce proprio per via del cambio piuttosto lungo, e lei comincia a fare strada. Tra l'altro io la consiglio con il cambio automatico, se non siete proprio fanatici del puntatacco e del cambio manuale in generale, anche perché forse si sposa ancora meglio con la filosofia di questa vettura, che appunto punta a essere una grande stradista e non affaticare per niente alla guida, e tra l'altro mi è sembrata anche un pochino più reattiva con il cambio automatico, anche perché cambiano i rapporti. A proposito, velocità massima 221 km/h, che non è affatto male per una vettura di questo segmento, anche perché poi dove ci andate a 221? Giusto in Germania, sulle autobahn, quelle senza limitazioni di velocità. Visibilità anteriore sì, un pochino penalizzata, anche quella posteriore per via del grosso montante C, quando si fa manovra un pochino anche lì penalizza, anche il lunotto è molto piccolo, ma attenzione, di serie abbiamo telecamera anteriore e posteriore, ma anche a 360 gradi, quindi ecco qua, anteriore e posteriore, non abbiamo alcun problema per quanto riguarda la visibilità. Guardate, addirittura possiamo andare a vedere sul laterale, quindi ottima da questo punto di vista. Telecamera, tra l'altro, si vede molto bene, sicuramente almeno HD come visuale. Impianto stereo è della Bose, sono 30 anni che Mazda collabora con la Bose, devo dire si sente anche questo molto bene, e già volumi bassissimi, arriva fino a 63 di volume massimo, ovatta perfettamente il rumore del motore. Le gomme sono, come dicevo, Bridgestone Touranza, non mi fanno impazzire tanto perché sono un pochino scivolose, magari sul posteriore è divertente a seconda la tendenza ad allargare del retroteno con il ponte torcente, ma all'anteriore avrei preferito maggiore grip. Sono pneumatici che richiedono un pochino di essere scaldati, e su queste strade non freschissime bisogna fare un pochino più di attenzione a non forzare troppo l'ingresso in curva, altrimenti la vettura tende a smusare, ma ovviamente sempre niente di preoccupante, perché come dicevo la dotazione di ADAS è veramente completa. E la cosa tra l'altro che mi piace molto è che sono anche regolabili. Se andiamo qua nel menu home, tra l'altro non niente è touch in questo caso, andiamo nelle impostazioni di sicurezza, vi faccio vedere qua,
vedete quanti sono, e abbiamo sia gli avvisi visivi sia gli avvisi sonori. Abbiamo il riconoscimento di stanchezza del guidatore, qua abbiamo tra l'altro anche la frenata automatica al posteriore, il blind spot visivo e acustico. Possiamo andare, ecco qua, a regolare i tempi su precoce, normale e ritardato, l'avviso per quanto riguarda questi sistemi di assistenza. E poi sulla sicurezza attiva abbiamo la distanza con la vettura che ci precede e anche il mantenimento attivo in corsia, che appunto viene, ecco qua, si può inserire e si può anche andare a decidere, ecco qua, sulla frenata automatica di emergenza, stessa cosa, ritardato, precoce o normale. Vediamo qui, questa è una cosa che mi piace molto, tra l'altro sistemi piuttosto rapidi nell'andare a riconoscere le corsie, e devo dire, l'ho provati anche in autostrada, funzionano molto bene. Mi piace appunto questa possibilità di andare a settare appunto i parametri. Vettura promossa, dicevo, per utenti consapevoli. È un peccato che le Mazda forse non sono ancora così apprezzate come le classiche tedesche, invece sono vetture molto molto valide. Addirittura il mio collega Luigi, che l'ha provata prima di me, adesso lo vado a recuperare, siamo qua nel nostro circuito abituale di prova sul lungo lago del Turano, qua in provincia di Rieti, anche lui è rimasto piacevolmente colpito e addirittura è una vettura che vorrebbe acquistare. Tra l'altro in concessionaria si riescono a spuntare anche sconti interessanti nell'ordine dei 2-3.000 euro rispetto al listino, che in questo caso parte da circa 28.000 euro per la motorizzazione Sky Active X, mentre se scegliamo il 2.122 cavalli si scende intorno ai 24. Altra cosa poi, ultima, che abbiamo riscontrato durante il nostro long run test di circa 2 anni fa, l'indicatore qua del consumo medio del computer di bordo è molto preciso, sgarra di pochissimo, circa 0,1-0,2 litri, è davvero molto attinente. E allora guardate, scendo addirittura 50 km orari, sesta, 1000 giri, la vettura non fa una piega e siamo addirittura in SPCC, siamo quindi in fase di compressione comandata. Ed eccoci qui, fine della prova, in compagnia del mio collega Luigi Sodano. Allora Luigi, tu l'hai provata prima di me, hai fatto un viaggio di quanto? 400 km? 600. 600 km. E mi hai detto che questa macchina ti è piaciuta talmente tanto che addirittura vorresti comprarla. Che, raccontami un po'. Che è contraria anche alla mia filosofia, per chi mi conosce. No, la macchina mi ha entusiasmato. Con tutto che ha dei bei cerchi da 18 e pneumatico spalla 45, ho notato gradevole guidarla. Il cambio a 6 marce l'ho trovato a innesti veramente perfetti e addirittura anche fluidi. La cosa che un pochino ha dovuto richiedere un po' di abitudine nella frenata, sì, che all'inizio, col fatto che è un ibrido, quindi ha una frenata rigenerativa, è un pochino spugnoso, però una volta fatti i primi metri ci si abitua subito. È vero, io mi sa che mi sono dimenticato di dirla questa cosa, ma effettivamente la frenata richiede un pochino di pratica, di perché pratica. È un po' spugnosa, non è molto modulabile. Ha un'ottima tenuta, un ottimo comfort, anche a livello sospensivo, la macchina non smusa, con tutta una trazione anteriore, e devo dire mi ha colpito, è una linea sportiveggiante, un rosso che comunque mi ha fatto innamorare, con tutto che Soul Crystal Red, che non amo le macchine rosse, però devo dire così mi ha entusiasmato alla grande, bella macchina, velocità perfetta e consumi, ho rilevato in 600 km circa un consumo medio di 7.9
chilometri. Sì, in autostrada anche spingendo un po', Sì, invece io sono riuscito a fare qualcosa vabbè. di meglio col piedino più leggero. Va bene, allora vi salutiamo qui dal Lago del Turano in provincia di Rieti. Vi ricordo che potete trovare ulteriori informazioni su Mazda 3 sul nostro sito newsauto.it. Vi ricordo anche di seguire gli altri video che vi dicevo all'inizio, quindi sia la mia prova di 2 anni fa con la Mazda 3 appena uscita con lo Skyactiv X, e poi abbiamo tutto questo speciale dove confrontiamo i 3 motori, quindi Skyactiv G benzina, Skyactiv X sempre benzina e poi lo Skyactiv D a gasolio. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale che ci aiuta a crescere e soprattutto lasciate anche un like se vi è piaciuto questo video, e poi potete seguirci anche sui nostri canali social su Twitter, Facebook e Instagram. Un saluto qui da Marco. Da Luigi, e mi raccomando, mettete anche un bel commentino sotto i video che comunque ci aiutano a crescere proprio professionalmente. Ciao! Ciao.